accettato di lavorare qui in Aprilia perché era qualche anno che mi occupavo non solo di motociclismo ma anche di altri sport, e quando mi è stata proposta questa azienda ci ho pensato un po', sono venuto, ho parlato, mi è piaciuto il progetto e ho accettato, e infatti sono stati questi ultimi anni sono stati pieni di soddisfazioni anche importanti. Da piccolo mi sono sempre piaciute le moto, sempre è stata la mia passione sin da piccolino, infatti compravo modellini, mi facevo regalare comunque modellini di moto sempre. Poi sono cresciuto, chiaramente per avere le moto ci volevano i soldini perché costavano parecchi soldi. Ho cominciato a lavorare e con i primi soldi che ho guadagnato mi sono comprato la moto. Poi da lì sono andato avanti con gli studi, volevo fare il dentista, poi invece il dentista non l'ho più fatto, forse è stato male. E sono finito in aziende molto grosse, finché poi casualmente sono finito, senza volerlo, in questo giro di motociclismo, e da allora non ne sono più. Nel tempo libero io faccio un po' di tutto, dedico chiaramente tempo a me stesso, a chi mi vuole bene, e poi però è chiaro che se mi devo spostare uso tendenzialmente la moto, sia dove sono a Londra che se sono qui in Italia preferisco spostarmi con la moto, e quindi la moto fa sempre parte della mia vita, perché poi mi dà quel senso di libertà che non riesco a provare con altre cose, quindi sempre in moto. Durante i weekend di gara e soprattutto la domenica c'è sempre qualcosa dentro senti qualcosa di forte, soprattutto quando le moto vanno a schierarsi per la gara. Io spero sempre, ho sempre un pensiero che non possa succedere niente di brutto, questo è quello che penso, perché l'incidente è sempre dietro l'angolo e spero sempre, ho un pensiero sempre nel dire speriamo che finisca la gara, come finisce, speriamo non si faccia male a nessuno. Quello, e poi c'è sempre quell'adrenalina del discorso di essere magari davanti o comunque di essere competitivi, di fare una bella gara, è sempre molto forte vivendola all'interno. Io non sono uno che legge tantissimo, leggo solo quello che mi interessa. Ultimamente ho letto Il lavoro manuale come medicina dell'anima, che è un libro scritto da uno scrittore americano Matthew Crawford, che avendo una posizione molto importante in una società importante abbandona tutto per darsi a sistemare motociclette e fare un lavoro completamente diverso, e sporcandosi le mani di grasso, di olio, di quello che è sempre piaciuto anche a me alla fine, per quello che io se sono a casa, che c'è qualcosa che non funziona, cerco prima di tutto di sistemarlo io, quindi mi piace questo cercare di fare le cose da solo, anche se non ci capisco magari nulla, però ci provo, magari faccio anche dei danni, però ci provo perlomeno e cerco anche di sistemare cose che, e se poi riesco a sistemarle mi dà una soddisfazione in più. Al cinema non ci vado molto perché mi dà fastidio quelli che mangiano le patatine dietro, quindi preferisco guardarmi i film in televisione a casa, anche se ha un effetto diverso. E mi piace un po' di tutto, dall'avventura ai cartoni animati di ultima generazione. Sì, guardo di tutto, guardo sia le cose meno importanti che le cose più importanti, le cose più reclamizzate, le cose meno. Guardo molto anche film non in lingua originale, quindi mi interessa un po' tutto. La vittoria dei mondiali che abbiamo vissuto, l'ultimo soprattutto a Doha vincendo le gare nel 2014, sono emozioni molto forti. Cioè, è una liberazione vincere un mondiale all'ultima gara, sofferta fino in fondo, e sono cose uniche che non tutti possono vivere, soprattutto in un ambito lavorativo. È un lavoro diverso, è un lavoro che ti porta via tanto, perché a me, nel mio caso, non ho creato una famiglia mia, ma non do colpa al lavoro chiaramente, però nell'altro senso ti dà cose che altri lavori non ti danno. Se sei poi a contatto con persone estremamente giovani, che sono i piloti,
quindi ti tiene comunque vivo e questo mi piace molto. Il circuito preferito sicuramente, non c'è ombra di dubbio, è il Mugello per qualsiasi pilota e per qualsiasi persona che lavora nell'ambiente. E chiaramente in Italia, quindi c'è molta gente, tanti ospiti, c'è molto lavoro, però alla fine il posto merita. La curva secondo me più interessante negli ultimi anni è l'ultima curva di Jerez della Frontera, dove se arrivano un paio di piloti all'ultima staccata si giocano la vittoria proprio sulla linea di photo finish, quindi è molto interessante, molto bello. Il team Aprilia Racing è un team giovane, fatto da persone giovani, dinamiche. È un team ambizioso perché vuole arrivare fino in cima e ci sta lavorando per farlo. Ed è un team bello, è un team nel quale faccio parte anch'io, ne sono orgoglioso. Quindi è tutto, si cerca di creare una famiglia, anche se famiglia diciamo è un po' grosso come tipo di esempio, però si cerca di creare quello, visto che siamo via tanto insieme, di cercare di stare più bene possibile anche quando si è lontani da casa. Io non ho nessun tipo di gesto scaramantico perché non credo nella scaramanzia, io credo che ci sia un destino per tutti, quindi se le cose devono andare come vanno perché è così, punto e basta. Non devo stare a fare scaramanzie, non mi tengo i calzini per 3 giorni perché mi portano fortuna, no, queste cose non fanno parte di me, quindi io sono molto diretto e se va va e se non va ci abbiamo provato.